Ok, ragazzi, siamo andati nelle grandi fauci. Per fare questo abbiamo affrontato tutto il West Virginia ed ecco gli highlights dell'ultima live su Twitch. Su, ragazzi, andiamo verso quel posto? Vi va? Non è lontanissimo, sì. Devo solo... C'è sta una spromonte di montagne, figo. E poi vediamo che cazzo c'è dentro sto buco, adesso è troppo curioso. Stiamo andando qui, ragazzi, per chi non avesse visto il mio video. L'avevo detto anche nel video che ci saremmo andati. Dai, vediamo, magari è soltanto un buchetto dei 3 metri quadri, dal disegno sembra figo. Una gang di supermutanti. Oh, una gang di supermutanti, ma ha spawnato davanti! Così, ma che davvero, mi ha rotto una gamba subito, aiuto, regà! No, raga, io... Ah, Dio mio, sto per morire in mano, non ce la faccio! No! Mamma mia, com'è cruento! Aspetta, che ti curo. Ma perché non mi sono tenuto uno stim? No, scappate, regà! Mi sei a più a pugni! Aspetta, che è troppo bello. Buon in attimo. Ma chi è che si lamentava di sto gioco? Non si vergogna. Cioè, a me mi è venuto sotto un supermutante senza faccia. Mi sono cagato addosso. Oh, non c'ho punizioni della madosca. Porca troia, sembra un ottantenne che giocano. Non mi ricordo i tasti. Alla guerra! Tutti morti? Ce n'è ancora uno. Ma perché, raga, mi segna voi e noi supermutanti con lo spav? Vikings, entra nel gruppo perché mi disegna nel... Quando faccio lo spav, prende a te. Che strana sta cosa che prima dei supermutanti prende a te. È un bel bug da segnalare, eh. Todd, guarda, hai fatto una cazzata. È un Mr. Andy quello che parla dalla voce. Io lo sentivo basso basso, quindi sinceramente non l'ho capito. Perché c'è un vestito da carabiniere qui con me? Siamo entrati appena a tempo, raga. Stanno a salutare questi, guardate sto momento di interazione sociale. Quelli però gli continuano a puntare la pistola. Oddio, raga, siamo un gruppo contro un altro gruppo. Mi stanno accerchiando. Ciao! Hello, guys! Benvenuto, nuovo sopravvissuto. Oh! Carabinieri! Non dobbiamo ingaggiare. No, no, non ingaggiamo, dai, tranquilli. Cioè, se ingaggiano loro, proviamo a rispondere al fuoco. La celere, raga, sono arrivate le guardie! Butta tutto, sì! Hello! The Winnie Pulla, come si chiama? Oddio, stai a volazzi! Per il potere di Grayskull con la spada! Ma che bug è? No, beh, stupendo. Vai all'indietro! No, vabbè, stupendo. Oh, ma... Vabbè, dai, l'importante è passare bene. A te ti dà problemi questa tua condizione? L'importante è che non ti dà problema. Vedo che comunque la vivi bene la tua condizione di adesso. Andiamo al buco, ragazzi. Guardate sta montagna che dobbiamo scalare. Che figata! Non vedo l'ora che funzioni. Sto un po' dietro, mi raggiungo. Eh? Non t'ho capito. Sto un po' dietro. Ah, ok, sì, tanto tranquillo. Non lontano. Tanto tranquillo che noi intanto rubacchiamo qualcosa, quindi un po' rallentiamo. Gira la voce che ci si potrà arruolare anche con l'esercito direttamente, come fazione. Se proprio devi andare al buco, vai al buco, anche se in effetti si potrebbero scegliere i posti migliori. No, ragazzi, dovrebbe essere in teoria tipo il punto più pericoloso del fottutissimo West Virginia. Ragazzi, quanto fa paura. Comunque sembra tipo che potrebbe uscire un Bigfoot da un momento all'altro. Oh, che schifo rumore. Zecca ripugnante. Zecca, che schifo. Zecca ripugnante. Zecche, ragazzi, è meglio le armi a mano. C'è pure un ardente più in fondo. Portarci. Che stanno a sci. Guarda, diventano invisibili, raga. Porca troia. Oh, guarda quanti colpi sto a sprecare. Bravi, mettete le mazze, raga. Io non l'ho messa perché c'è un ardente lì giù e mo l'andiamo a ammazzare. Comunque è la sete che mi ha fatto scendere i punti AP a destra, cacchio. Se non mi sbrigo mi pio qualche malattia. Aspetta, ce l'ho da mangiare. Madre, come scende veloce. C'è proprio la carne l'acqua purificata. Ah, mamma mia, ti viene sete proprio. Adesso facciamo pure una birretta, così per mantenere tutto un po'. Si fa una panzetta d'arcolista pure. Oh, come si sale su sta montagna, mo? Guardate quanto è ripido.
Oh, devoto ardente livello 14. Mai beccato. C'ho delle armi di merda, magari troviamo qualcosa di buono. Yang Wai. Mezzo morto, questo ha combattuto Garde. Cazzo. Ah, sì, il furtivo l'ha preso, ok. Dai. Oh, un ardente a mani nude, brutto, guarda quanto è cattivo. Ok ragazzi, dai, in 4 ce se la fa, eh. Mamma mia come lagga qua, però non riesco a sparare, cioè. Che cazzo fa, da? Stanno a tutta scatti. Vedi la roba che c'è nello Yang Wai. Ragazzi, a me me lo segna dietro sta montagna il buco gigante. Tocca iniziare una scalata. Dobbiamo capire. Qui c'è una scala. Qua c'è una scaletta. C'è la musica. Oh, un altro mod torso temprato cacciatore. Bello. Ciao CC, ho preso io. È crollato, ha tremato la scala. Su ragazzi, su, si parte. Ciao Tommy. C'è uno nuovo, chi è Ale Sapphire? Che ci hai seguito da Twitch, ciao bello. Che bello, vedi, potremmo fare 4 contro 1, ma perché? Cioè, nel senso, proprio una mentalità che non ci appartiene a noi giocatori di Fallout. Ciao Diablo. Questo è il bello, ragazzi, io sapevo che sarebbe andato così. Mo spero che su PS4 si continui con questa mentalità, perché sulla beta per adesso tutta gente serissima, peccato. Ok ragazzi, tocca passare per il valico in stile Skyrim. Che devo fare? Ho visto dei gameplay americani in docerti avevano beccato. Cocci, che te sei rotta? Niente. Avrò fatto con il gommone. Cosa, mio fratello? Ma questo com'è finito con un gommone, una canna da pesca qua sopra? Boh. Questa cosa è strana. Ma che figata. È strana proprio, che sarà? Nesteregge, anche questo. Stregge. Boh, ne abbiamo trovati già due. Uno sta all'inizio dell'altra live. Questa qua, dicono sia... Bah, io a me pare diversa la teoria della relatività. Comunque chiamiamo Sergessetto, così sti cani se la smettono di scrivere ste stronzate. Pazza che salto. Sapete che roba, questi anni di atletica in tenera età. Stiamo a tornare indietro, non vorrei dire. Ragazzi, devo andare da parte opposta. Sono un vecchio. Vai. Sono un vecchietto, ma ancora me la cavo, ragazzi. Non farlo, ragazzi. Mi sono avventurato da solo. Potresti fare una brutta fine lì vicino. Uè. Dai raga, che abbiamo l'ultima mezz'ora per arrivarci. Comunque ragazzi, fate follow se non ce l'avete, condividete, perché potete pure condividere questo video oltretutto. E vi segnate il link e condividete in giro, spammatela in giro, fate il favore. Supportate il canale, basta poco. Ah no, questo è Snelly Caster. Oh, brutto raga! Fa schiferrimo! Bello 22. Fa schiferrimo, altro che sta su due zampe. Livello 22, mortacci di Pippo, via. Guardate, fammi entrare qua. Oh, regà, fa paurissima. Oh. Aia, sono morto. Ma no. Pensavo che faceva così schifo. Non l'avevo proprio. Avevo proprio sottovalutato sto morto. Aia, l'abbiamo fottuto questa. Fortuna che c'era sta casa. Oh. Se c'era sta casa eravamo fottutissimi. Che è buggato. Oh. Pappolo la testa. E dai, top. Quanto ci ha dato tutto? A quanto pare veramente. Temprato, braccio sinistro, gamba di legno. Gamba destra, legno. Lo so, raga. Guardate le texture d'estalberi che non sono rifinite. Oh, eccoli. Rospo. Rospi! Un rospo luminescente livello 40. Bada. Aia. Guarda come scappano dalle granate, oh. Porca troia, son morto. Guarda! No, cazzo. Mi sono tirato una granata. Perfetto.
La troia quantomeno. Ok, raga, sono territoriali, sono stanno bellissimi. Attorno indietro. Fatti cazzo bene. C'è una mina, cioè di tutto. Pure se c'avevi l'armatura atomica. Non. Oh! Ragazzi! Vertibird! Alla nostra sinistra! Top! Oh. Che avvistamento! È boh. Popolo del Commonwealth! Siamo vostri alleati! Com'è che diceva? Non. Dell'Appalachia. Vabbè, sì, sì. Popolo. Oh, ci stanno a sparare! Chi ha aperto il fuoco? Contro i Vertibird. Stanno a sparare a noi? A me mi segni ancora come amici. È pure a me. A chi stanno a sparare? No, no, è io ho sparato, stanno sparando a me. Ah, sei un coglione. Ma perché? Mannaggia, mo' t'ammazzano sicuro questi. Questi menano come fabbri. Ci volevamo provare, damogli una mano, dai, buttiamo giù sti Vertibird. Sono morto. No, donna, c'è da un momento all'altro. Mancano 30 metri no, ieri al buco. Vediamo ieri se è un glow o è semplicemente una puzza d'acqua. Oh, regà, sembra un buco profondo. Porca trota. Leggermente. Grandi fauci. Bada, ragazzi, fosse l'ingresso se mi butto. Degli Scorch Beast. Muori. Ecco, non è Destiny. Sei morto? No, non sono morto. Ti sei rotto le gambe, però almeno la caviglia. Come no? No, no. Ciao, niente. Jota. Non ti sei fatto niente. C'è un ghoul. Ah, oddio, regà. Io sono morto. Io ho preso la mattonella. Porca puttana, che sfortuna. Ragazzi, qualcuno può curarmi? Che cazzo è? Dove sei? Un gulper. Sto qua, ragazzi, 18 secondi. Grazie, top, grazie mille, ragazzi. Io ho beccato la maiolica con la mia fortuna, come al solito, che mi perseguita. 34. Vabbè, dai, mi aspettavo meglio sto posto, Niente di che. Ma aspettavo peggio sto West Virginia. Io ho finito le granate per qui i rospi. Ma è morto? Io. Gli abbiamo rotto le gambe, non si muove più. Siamo arrivati al buco, ragazzi, ma per adesso sembra tutto qui. Vediamo se c'è qualcosa. Oh, oddio, raga. È una berba. Che è? Attaccando. Tutto radioattivo l'acqua, quant'è? Dall'altra sponda. Sì, se va all'altra sponda si attacca quello. Si è trovato nell'acqua! Si è tuffato proprio. Top. Queste cose le aggiusteranno, perché adesso sembra quasi che cammina sott'acqua. Ok. E va giù. Tanta roba. Mamma mia, come lagga. Un colono. L'unico sercio l'hai preso te. Porca trota, oh. Se si crede, oh. Comunque 10 de rad e sotto, vediamo che c'è. Che paura. Sotto mi pare profonda. Mazza le ossa, Questi si è mangiati tutti lui. No. Vaffanculo, mi sono bevuto l'acqua. No. Mi sono bevuto la peggio acqua di tutto il West Virginia. Dai, che fastidio sta cosa. Ciao, King. Si può anche imbottigliare. Bello. Ah, se c'è le bottiglie vuote, io le ho buttate. Buono. Vabbè, ci stanno pure le fontane. C'erano le bottiglie di acqua sporca. Figo. Poi le... Vediamo un po' che c'è sotto. Becchiamo un po' di rad. Certo, sono un coglione, mi pure piano rad X. Ma però figo. Ma aspettavo di meglio, dai, Speravo fosse l'ingresso per... Vedi. Allora, vediamo un rad X. Speravo fosse l'ingresso per arrivare dai Scorch Beast. Cioè, dalle bestie ardenti. Come buio, si vede anche. Poco fa ce n'era una. Oh, guardate sto scheletro comunque. Ma quanto è grosso? Dimo che è un gulper là. Un gulp. Sarà un Scorch Beast come minimo. Lo prende 4 di radiazione. Ecco, preso da lì. Buono. Oh, fammi uscire. Ero morto se no. Ciao, Omar.
Ragazzuoli, guardate, fra un quarto d'ora, 20 minuti dovrebbe finire, quindi se non avete ancora fatto follow, vi siete iscritti a Twitch, iscrivetevi. Ok ragazzi, le scoperte sono state un po' deludenti, ma il viaggio è stato molto divertente e questo già non è poco. Comunque, non avevamo notato, anche perché il tempo era poco, la beta stava per finire, che c'erano queste candele e questi strani totem. Lì per lì, in quel poco tempo, non l'avevamo notata questa cosa, ma credo che lì ci facciano dei riti. Comunque ci ritorneremo, anche perché non avevamo un'armatura atomica, una tuta hazmat e non abbiamo potuto controllare bene sott'acqua, ma potrebbe esserci, non so, una caverna, boh. Quindi vabbè, ritorneremo a darci un'occhiata bene. Comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, ringraziamo Samuele, Christian e Vikings che hanno partecipato al contest per poter giocare con me, che è molto semplice, basta che prendete un pezzo di un video che vi è piaciuto di più dei miei, fate una storia, mi taggate e io lo ricondividerò. Ovviamente ragazzi, per essere estratti dovete seguirmi anche su Twitch e Instagram. Comunque, altra notizia positiva, questa notte partirà la beta da mezzanotte alle 4 di notte anche per i giocatori PS4, quindi potrete giocare anche voi. Soltanto voi, perché io questa sera lavoro. Che nervoso, vabbè, che devo fare, ragazzi. E niente, però ci sarò su Twitch nella live del primo, quindi vi aspetto su Twitch, belli numerosi. E dai a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima, bella via.